L'alto rappresentante Federica Mogherini ha ribadito al premier libico al-Sarraj il sostegno dell'Unione Europea al governo d'intesa nazionale di Tripoli. In una nota, Mogherini precisa che i due, nel corso di una telefonata, hanno discusso della recente escalation di violenza in Libia e hanno accolto con favore il cessate il fuoco negoziato dalle Nazioni Unite. Intanto, questo venerdì è tornato operativo l'aeroporto di Mitiga, l'unico scalo in funzione a Tripoli, ma chiuso dal 31 agosto a causa degli scontri tra milizie durati una settimana. Nonostante il cessate il fuoco, le milizie non hanno lasciato le loro posizioni strategiche nella capitale. La Francia vorrebbe entro l'anno elezioni nel paese, mentre il governo italiano frena e intanto si prepara ad ospitare la conferenza per la Libia a novembre.